Expo, un grande successo per l'Italia e per Milano, è stato il trampolino di lancio per la carriera politica di Beppe Sala, che per 3 anni è stato il commissario unico e che oggi corre addirittura per la carica di primo cittadino. Ma Expo è anche questo. Abbiamo tanto lavorato per questo Expo, doveva essere una vetrina internazionale, probabilmente a livello estetico, così per chi l'ha visitata lo è anche stato. Ci siamo ritrovati a non percepire più lo stipendio, fino a che poi a vedere l'azienda per cui lavoravamo fallita. Sono passati più di 7 mesi dalla fine di Expo, eppure ci sono decine di aziende che ancora aspettano di essere pagate. Questo significa famiglie che hanno perso il lavoro, significa piccole e medie imprese in grande difficoltà. Sasha Biazzo e Simone Giancristoforo sono 2 giornalisti che hanno realizzato un'inchiesta proprio sui debiti che Expo non ha ancora pagato a molte società che hanno lavorato per l'evento. Expo, che doveva rendere l'immagine dell'Italia di fronte al mondo, poi non è stata riconoscente nei confronti delle imprese che hanno fatto i sacrifici anche economici, si sono indebitate con le banche per poter finire i lavori in tempo. Tra le aziende che sono fallite, anche a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di Expo, c'è la Stratex SPA. Non ce l'aspettavamo proprio, abbiamo dato tutta la nostra disponibilità non rientrando nei weekend a casa, ma abbiamo nemmeno preso lo stipendio, perché non c'erano soldi per pagarlo. Mi sento letteralmente tradito. La società friulana si aggiudica da Expo un bando di gara da ben 6,2 milioni di euro. Poco dopo l'apertura ufficiale dei cancelli, a maggio 2015, iniziano i primi ritardi nei pagamenti. E così, ritardo dopo ritardo, la Stratex, che già stava affrontando un periodo di crisi, crolla definitivamente. A gennaio del 2016 l'azienda dichiara il fallimento. 85 lavoratori perdono il posto. Il consorzio di aziende Distretto 33 è una cordata di piccole e medie imprese milanesi che ha lavorato per Expo. Noi abbiamo eseguito l'Open Air Theater, abbiamo operato intorno all'Eica Arena, è il famoso luogo dove è stato realizzato l'Albero della Vita. Dario Ferrari è il presidente del consorzio. Noi più o meno abbiamo fatto subappalti e alcuni appalti diretti per circa 15 milioni di euro. Il giorno in cui si è girato l'interruttore e tutto ha funzionato, anche grazie a noi, fatture di aprile e di maggio non sono state più pagate. Oggi mancano all'appello 1.200.000 euro. Chiariamo, le società che aderiscono al consorzio Distretto 33 non firmano gli accordi direttamente con Expo 2015 SPA, ma con la Mantovani, una grande impresa edile. In pratica cosa succede? Expo commissiona i lavori all'azienda Mantovani e la Mantovani a sua volta li commissiona alle società del Distretto 33. In concomitanza con l'inizio della fiera, però, Expo SPA non paga più i suoi debiti alla Mantovani, che a sua volta smette di pagare le aziende del Distretto 33. Alessandro Cortesi è l'avvocato del gruppo. Expo 2015 ha combattuto una battaglia contro il tempo, in prima linea c'erano queste imprese subappaltatrici, hanno lavorato bene e richiedono solo che i contratti vengano rispettati, né più né meno. Il Tribunale di Padova in questa ordinanza dichiara che le aziende del Distretto 33 hanno il diritto di rivalersi su Expo, ma nonostante la pronuncia giudiziale, Expo si rifiuta di pagare i suoi debiti. Questo dà la possibilità di effettuare dei pignoramenti. Come per esempio si è detto che poteva... L'Albero della Vita, e Palazzo Italia potrebbero essere pignorati, così come i conti correnti. Abbiamo deciso di fare qualche domanda a Beppe Sala. Lei conosce i lavoratori della Stratex? No, sono lavoratori di aziende fallite a causa dei mancati pagamenti di Expo. Per pagare ancora le aziende che non sono state pagate serve un'autorizzazione dell'autorità anticorruzione, okay, e dell'avvocatura di Stato. Quando Expo avrà quelle autorizzazioni, che non le impongo io, pagherà tutti. Ma quando queste aziende l'hanno contattata in qualità di commissario unico, lei non ha neanche risposto. Ma chi lo dice? Sala dice di non aver mai ricevuto nessuna mail, ma il presidente di Distretto 33 ci riferisce ben altro.
Personalmente mi sono mosso nei confronti del dottor Sala chiedendo un incontro per sapere la tempistica. Purtroppo il dottor Sala non mi ha mai risposto. Si dice che quello che le abbiamo chiesto non è vero, ma sa che ci sono stati anche dei decreti ingiuntivi e delle sentenze del tribunale che autorizzano queste aziende a pignorare addirittura i beni di Expo. Non crede che i lavoratori e gli imprenditori avrebbero diritto ad avere una risposta da lei?